E lei chi è? Lei è Patrizia Besantini, la parte non parlante del nostro grande spettacolo. Non parla perché? Scusa, le valigie, va. Allora, non parlo perché sono un mimo, anzi una mima. Lo so che non si dice mima, ma io dico mima. Sono un mimo, anzi sono una mima che fa il mimo. La bimba è malata! La mamma è ignara. La bimba è malata! La mamma compra i profumi. La bimba è morta! La mamma piange. Il mondo è pieno di gente simpatica, di persone divertenti e profumi di marca. Senti, com'è cominciato questa cosa? Ho cominciato che facevo l'informatrice medico-scientifico, non ero contenta e ho detto ho qualcosa da dire in altro modo e quindi ho deciso che il mio modo sarebbe stato quello di esprimermi attraverso il corpo, attraverso i gesti. Hai studiato molto per questo? Continuo a studiare per questo. Non è una cosa che si improvvisa? Sì, anche una cosa che si improvvisa. Cioè, se ce l'hai dentro puoi anche molto improvvisare, infatti... Diciamo che la mia specialità è quella di improvvisare, molto. Fa parte di una mia scelta professionale l'improvvisazione. Mm. E i tuoi prossimi spettacoli, c'è qualcosa in giro? Sto preparando uno spettacolo che si chiamerà molto probabilmente Il Flusso e riguarderà soprattutto le donne. E insomma sarà una ricerca molto profonda, ovviamente senza venir meno all'ironia e all'umorismo per quanto riguarda le femmine e il loro flusso mestruale. Ci puoi anticipare qualcosa? No, è meglio di no. È meglio di no. E con questo vi salutiamo. Il pazzo è arrivato in cima all'amore, cerca di parlare con la gente che sfugge con indifferenza. Ah! Uomini non siete! Zombie! Ascoltatemi, vi prego, fatemi parlare, ho una vita da dirvi. No! Non scappate, vi prego, fatemi parlare, tanto non mi capirete. Dopo circa un'ora riesce a radunare intorno a sé molte persone e incomincia il discorso, l'ultimo spettacolo. Ho paura, non sono pazzo, io vi odio, voi mi odiate, perché mi odiate? Io non vi odio, non mi capisco, la vita mi sguscia, non sono tanto pazzo. No, non toccatemi, proteggetemi, ho paura, gettatemi una corda. Ah! Che ora è? Non voglio odiarvi. Dove mi trovo? Io mi perdo spesso, sapete? Dio, sono depresso. Non sono pazzo. Ho troppa paura. Oh, una donna. Mi odi o mi ami? Chi sei? Tu? Sei già qui? Aspetta un attimo. Non vi odio. Perché voi mi odiate? Non so volare. Sono assuefatto. Ho paura. Come sono stanco. Spegnete le luci. Addio. Io non vi odio. Perché voi mi odiate? Ah! Boom. Il pazzo è precipitato giù dall'amore ed è morto. Non ero ancora nato e già nasceva in me la ripulsione acerba per quello che hai detto.